Qualche tempo fa sono stato ospite della trasmissione Extravaganti, in onda tutte le domeniche su Amica Radio, e ho parlato del progetto Storie Inspiegabili, raccontando alcune delle strane e misteriose storie che settimanalmente ci accompagnano, oltre naturalmente a qualche curiosità. Da questa chiacchierata ho realizzato un podcast che condividerò ogni domenica mattina in modo che possiate ascoltarlo in tutta tranquillità. Alla fine di ogni episodio ho inserito la voce di Gian, quello che mi ha intervistato, che spiega bene cosa sia Amica Radio. È un bel progetto no profit e vale la pena conoscerlo e sostenerlo. Ora vi lascio all'episodio di oggi. Buon ascolto. In tutte queste leggende, diciamo, ce n'è di più conosciute e di meno conosciute, no? E ci puoi raccontare magari di qualcuna che è più conosciuta, magari se c'è qualche, magari c'è qualche novità o qualche, non so, qualche postilla da aggiungere a quello che magari già sappiamo e che magari non abbiamo mai approfondito. Beh, allora, una che sicuramente è ultra conosciuta, è quella di Azzurrina. Azzurrina, sì. Azzurrina, sì, ero in dubbio tra quello, ma a Roma ho detto che ci andiamo dopo perché comunque lì gioco in casa ed è più facile. Azzurrina è uno dei fantasmi più conosciuti in Italia proprio per questa caratteristica strana. Ecco. A me, a parte la storia del fantasma che vive, dovrebbe essere nel castello di Montebello, a me piace molto il concetto che sta dietro. Sempre perché parliamo di un tempo molto lontano, parliamo del fine del XIV secolo, dove la diversità era gestita in maniera enormemente diversa da adesso. E la storia di Azzurrina è proprio questo, perché lei, come poi dopo lo leggeremo meglio, ma intanto spoilerò un po'. Lei era albina, per cui aveva occhi molto chiari, capelli bianchi, e comunque ci troviamo in un tempo dove la diversità non era accettata, era una manifestazione del demonio, per cui era scacciata. Il padre, per proteggerla, alla fine la tiene segregata. Questo mi ha colpito molto, infatti, diciamo, l'ho sbilanciata nel racconto, a parte appunto non ho messo le varie ricerche dei Ghost Hunters, nonostante sia molto famoso per questo, ma più ho voluto raccontare la storia della bambina che si chiama Gwendalina. Io direi di raccontarla a questo punto, no? Certo. Allora, diciamo che dal punto di vista della narrativa, alcune storie come questa sembrano scriversi da sole. L'abbiamo detto prima, ci sono dei racconti che per una serie di motivi colpiscono di più l'immaginazione di chi le legge e di chi le ascolta. In pratica creano più suggestioni. Non è che siano necessariamente più belle di altre, perché anche prima abbiamo parlato di un ponte. Una cosa particolare per cui è la storia di un ponte, questa invece è la storia di una bambina, molto semplice, però queste attirano di più l'attenzione delle persone, per quello sembrano scriversi da sole, perché ognuno che va a vedere o ascolta se ne fa un'idea e quando la racconta in maniera diversa. E più si racconta, più ci sono varie sfaccettature che escono fuori, magari completamente inventate o completamente diverse da quello che era il primo racconto. Per cui ci sono decine tra le versioni di racconti, di indagini dei Ghost Hunters, come dicevamo prima, vari documentari, servizi televisivi anche diciamo di livello più alto,
Sono passati quasi 700 anni a pensarci bene e questa leggenda non accenna a perdere il suo fascino. E è giunto il momento di raccontarla. Allora, siamo, come ho detto, nella seconda metà del XIV secolo, nel castello di Montebello di Torriana, ma abbastanza vicino a Rimini. E nasce in questo periodo una bambina, Guendalina. Nel momento in cui raccontiamo questa storia, Guendalina ha, diciamo, tra i 5 e i 6 anni. E lei è la figlia del feudatario Gulinuccio Malatesta, conte di Montebello, per cui era anche una persona attolocata. Guendalina nacque nel dicembre del 1375, almeno così riporta il registro dell'archivio del castello di Montebello. E i racconti popolari raccontano che il nome fosse stato abbastanza casuale e fosse stato scelto dietro suggerimento di un certo Gael Dungan, non lo so, un irlandese, che era giunto al castello su volere di Papa Urbano VI come musico di corte, ma probabilmente era qualcosa di più. Gael, vedendo questa bambina e vedere i capelli biondi, quasi bianchi della bambina, suggerì Guendalina, che nella sua lingua natale, appunto, più che l'irlandese, il gaelico, significava bambina con le ciglia bianche, e il suo nome, detto in gaelico, dovrebbe essere Guendelina, però diciamo il nome fu leggermente modificato e diventò Guendalina. La bambina cresceva normalmente, però i capelli, che alla nascita sembravano biondo chiaro chiaro, in realtà erano proprio bianchi e gli occhi erano azzurri. Guendalina, come abbiamo detto prima, era albina. In quell'epoca le credenze popolari sulla magia nera e l'ignoranza del popolo, e non solo, determinavano le leggi, per cui i genitori, per proteggerla all'inizio, oddio, forse per nasconderla, i genitori decisero di tingerle i capelli. Purtroppo però tingerle i capelli non fu sufficiente, perché il colore, come era allora, non faceva in modo che la natura del capello albino, che era molto sottile, molto difficile da colorare, non tratteneva il colore nero della pigmentazione, è quello il problema, e tramutava il nero in un azzurro spento, e da qui il nome che poi è passata alla storia, azzurrina. Le credenze popolari, dicevamo, in quel periodo valevano quasi più delle leggi, e diciamo che molti consigliavano il conte di disfarsi della bambina, perché comunque in quel periodo una diversità di questo genere poteva essere solo di natura diabolica, poteva essere una strega o soltanto portare sfortuna, che comunque era un peccato quasi peggiore dei peccati capitali, per cui appunto qualcuno consigliava Uguccione di disfarsi della bambina, ma lui non voleva, e lui comunque si considerava un padre amorevole, preoccupato per la sorte della figlia, per cui diciamo preoccupato che potesse accaderle qualcosa per il suo aspetto, decise di fatto segregarla. Appunto per questo motivo la famiglia decise di far sorvegliare sempre la bimba da due guardie, Domenico e Ruggero, e non la faceva mai uscire di casa, dicevamo, per proteggerla dalle dicerie, soprattutto, e dai pregiudizi del popolo. La leggenda vera e propria narra che il 21 giugno del 1375, mentre il padre era fuori in battaglia, Azzurrina, sempre sorvegliata dai due ermigeri, stesse giocando nel castello con una palla fatta di stracci, mentre fuori infuriava un temporale. Poi, secondo quanto riportato dalle guardie, la bambina stava inseguendo una palla che era caduta giù in fondo nella ghiacciaia, in fondo al castello, quando improvvisamente, dopo che lei era andata a cercare la palla, sentirono un fortissimo urlo e poi un silenzio irreale. Le guardie sarebbero subito accorse nel locale ghiacciaia
entrando dall'unico ingresso disponibile, ma non trovarono traccia né della bambina né della palla. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Il temporale, che era fuori, cessò esattamente con la scomparsa di Azzurrina. Una leggenda, diciamo, un po' più recente vuole che il fantasma della bambina sia ancora nel castello e che torni a farsi sentire ogni 5 anni in concomitanza col solstizio d'estate, appunto il 21 giugno. Nel 1990 il castello, che è stato da poco aperto al pubblico, era appunto il 21 giugno, alcuni tecnici del suono, mi pare fossero della RAI, cercano, stanno facendo una qualche prova o qualcosa del genere e parlano normalmente. Quando poi vanno in sala di registrazione o di incisione, sentono, ascoltano il nastro per tagliarlo, per montarlo, e sentono tuoni, scrosci d'acqua e per ultimo un suono strano e poi il silenzio di nuovo. Dopo di questo episodio naturalmente si scatena la psicosi di andare a cercare questi suoni strani. Alcuni dicono sì, effettivamente, di aver ricevuto anche loro questo nastro. Qualcuno addirittura, appunto, dice di essere in possesso di un nastro con dei suoni registrati, con la voce di Azzurrina, del suo spettro probabilmente, e questo non fa altro che accrescere il parlare di questo fantasma, fino a quando il CICAP, cioè che il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, chiede questi nastri non vengono consegnati. Allora il 21 giugno 2010 si recano in prima persona a fare delle registrazioni in proprio, ma di fatto da queste non ebbero alcun riscontro. Ora, o questa leggenda appunto è inventata, oppure probabilmente il fantasma di Azzurrina si sarà limitata a dare una sbirciatina a questi tecnici con questi grossi microfoni in silenzio, con la curiosità infantile dei suoi 5 anni. Questa è appunto una storia molto molto carina, che tratta di tanti argomenti. Mi è piaciuta molto per questi motivi: c'è il mistero, c'è la storia appunto del periodo, contestualizzata al periodo, della diversità, di come uno si regolava, tutto quello che era diverso dal normale, esattamente come per quanto riguarda il ponte. Quello che è diverso dal normale è opera del demonio. Amica Radio è una radio no profit, una radio totalmente gratuita, che è sostenuta da PRG Group, che è un'associazione, per chi non lo sapesse, che aiuta i disabili nel reintegro in società. Abbiamo molto bisogno dell'aiuto di tutti i nostri ascoltatori e di chi volesse essere così generoso. Dal sito www.prggrouptv.it trova il link per poter effettuare una donazione totalmente volontaria che aiuta PRG Group e Amica Radio. Un altro modo per aiutarci è anche acquistando la maglietta del programma che state ascoltando. La maglietta di Extravaganti è disponibile in tutte le taglie e l'importo è totalmente devoluto a PRG Group. Quindi ci sono due modi per fare del bene ai disabili e ad Amica Radio, e anche un pochino al nostro lavoro, perché se siamo qui è anche grazie al vostro aiuto. Per quanto riguarda Extravaganti, oltre alla domenica, sapete che la replica è trasmessa il venerdì alle ore 19 e per chi volesse ascoltare le puntate precedenti le trova sul sito di amicaradio.com nella voce podcast. Rimane sempre valido il link che trovate sul sito di Amica Radio nella sezione Extravaganti, che vi porta al nostro Google Drive, dove dentro ci sono tutte le puntate e all'interno delle cartelle dove ci è pervenuto del materiale trovate anche video, foto, eccetera eccetera, come trovate anche i casi che noi vi leggiamo in molte puntate.
Se ti è piaciuto questo episodio, lascia il tuo mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ci sentiamo al prossimo.